Allora riprendiamo questo discorso. Prima del capitombolo. A prima del capitombolo. Di bombolo che fa il capitombolo. Allora, la percezione della realtà politica e sociale è sempre legata, molto ben legata, alla tecnologia. Quando noi parliamo di percezione dell'unità nazionale italiana, parliamo di tecnologie che sono state messe in pratica. E l'inizio... Bisogna ricordare che la vittoria di Napoleone, per esempio, certo, incredibilmente e apparentemente che non hanno alcun nesso logico l'una con l'altra delle cose che adesso dico, ha avuto successo e vittorie di grande fama che poi si è tramandata nel corso dei secoli. Perché? Perché aveva le masserizie al suo seguito. Perché? Perché mentre una volta l'esercito doveva portare presso gli asini, le mucche, i cavalli, anche per macellarli, per mangiarli giornalmente, oppure disperdere i militari alla ricerca di galline, esatto, e pollai. Le alternative erano quelle, come ad esempio anche l'ultima guerra mondiale ha documentato benissimo. Anche a casa mia, a casa di mia nonna, c'era la fattoria, lì si sono insediati un plotone di tedeschi che mangiavano tutto quello che avrebbero mangiato i miei nonni al posto loro. E quindi le vittorie di Napoleone sono dovute, fra l'altro, oltre a tante altre innovazioni tecnologiche, anche all'invenzione delle scatole sottovuoto, della carne in scatola o di altro alimento attraverso l'invenzione del bagnomaria. Uno di questi aspetti molto interessanti è che le truppe anglo-americane si portavano dietro il latte in scatola, condensato, latte, certo, condensato, certo, e latte evaporato. Certo, certo. E io ricordo bene. Quando io ero all'asilo, attorno ai 4-5 anni, ancora c'erano le riserve delle, sì, scorte del quel puzzolente, schifosissimo formaggio giallo dentro la latta da 5 kg. Era una cosa... di una, a proposito, era proprio vomitevole, e però quello era quello che ci passavano sulla scorta degli aiuti come era, si chiamava la URRA, no, URRA, come URRA, si chiamava il piano Marshall, Marshall. Oh. Concordato assieme alla Democrazia Cristiana, per ovvie ragioni per interesse personale, esatto, della Democrazia Cristiana, da Andreotti e compagnia bella. Non era all'epoca Andreotti, era il babbo di Andreotti. Vabbè, il babbo di Andreotti, allora diciamo, va. Che si chiamava Pio. Pio. Lui piava, infatti. Pio. Io mi ricordo. L'undicesimo, Io mi ricordo. Io mi ricordo il formaggio, quel formaggio lì. Perché un anno di ritorno con un gruppo d'amici... I tedeschi lo chiamavano Kase, non Kaiser, Kase, con la K. Kese, era C-A con i due puntini, sì, sopra. Sì. E ricordo che ero con un gruppo d'amici e tornavamo dall'Inghilterra. Abbiamo preso il battello sulla manica... in un giorno di tempesta terribile, stavamo tutti male, stavamo tutti no, tieni presente ponte. Che sono 40-50 km, ci vuole un'oretta, insomma, non di più. Stavamo tutti sul ponte, tutti, meno io, che io reagisco a queste cose. E vicino a noi c'erano delle persone turche, degli immigranti turchi che non si capisce, stavano tornando in Europa dall'Inghilterra. Perché le avevano cacciate indietro? Perché ad esempio quando io, fra le altre volte che sono andato in Inghilterra, sono andato col transit, col camper, sì, e appena sbarcato lì sulla banchina, mi hanno chiesto, fatto il pelo e il contropelo al culo, mi hanno chiesto quanti soldi ci avevo e quanto ci dovevo restare in Inghilterra. Mica sono scemi. 1978. Mica sono italiani. Capito? Insegnano agli italiani come devono fare l'accoglienza, ma loro l'accoglienza non l'hanno mai fatta in vita loro. Certo. E loro vincono perché non accolgono, mi pare giusto. Beh, comunque io ricordo questa cosa perché eravamo tutti lì sbracati sul ponte e eravamo portati via una forma così di quel formaggio.
e un'anziana donna turca gli vomitò sopra. E te credo. Io ancora me lo ricordo. È degli anni 50, 1950. Sei dissacrante come al solito. Ce lo siamo mangiato, comunque, quando hai fame, sai quant'è il vomito da un'anziana donna turca. E questo per dire come vanno le cose nella vita. Torniamo a noi. Quindi, la percezione dell'unità nazionale italiana è stata data dalla possibilità di unire l'Italia attraverso le ferrovie. E non dimentichiamoci mai che le ferrovie sono state concepite dal Piemonte, così come poi ti dico una cosa importante. I ricchi dell'est avevano concepito le ferrovie negli Stati Uniti, dall'est all'ovest e dall'ovest all'est. Dall'ovest le ferrovie dovevano portare carne a Boston, soprattutto nei grandi macelli di Boston, e nell'altra direzione, dall'est all'ovest, dovevano portare migrantes, cercatori d'oro, avventurieri, uccisori di pelle rosse e quant'altro. Quindi tutte le cose hanno dietro una cultura e una mentalità. Allora io volevo dire a questo proposito uno di quei cespiti logici da cui trarre una lezione è anche una delle motivazioni del perché dei sei stati nazionali italiani fino al 1861. Perché? Perché non lo, questo non lo dice mai nessuno. Fra le tante altre cose che sostenevano il sistema, lo statu quo, era che c'era qualcuno che aveva delle convenienze a tenere sei stati diversi in Italia. Uno di questi motivi era che fin dal 1300 più o meno, 1350, quando hanno cominciato a crearsi i primi principati, le prime contee, i primi comuni liberi e così via, è stato il fatto che quando tu attraversavi da una frontiera all'altra nel raggio di 150-200 km, dovevi andare per esempio da Napoli a Milano, dovevi attraversare 3-4 stati. E allora ogni volta che passavi la frontiera dovevi cambiare il denaro che c'avevi dai strozzini, i banchieri, i cosiddetti prestatori su cauzione, capito? Per cui le banche che stavano nascendo in quel momento e che poi sono cresciute nel corso dei secoli fino al 1861 avevano tutto l'interesse a far rimanere i confini esattamente come stavano. E parliamo di qualche miliardo di euro di attuali all'anno, capito? Sì. Quindi ecco, uno dei motivi che non si sentono mai, non è, ma perché non li devi sapere? Perché se no, perché hanno cambiato idea poi? E c'è stata una serie di evoluzioni, capito? Ci sono anche lì dei motivi perché c'è una transazione di interesse pecuniario, cioè è il denaro che fa i cambiamenti e la tecnologia, due i motivi principali. C'hai un cambiamento tecnologico, automaticamente le banche si adeguano, come il Bitcoin, che adesso dice che erano blockchain e quant'altro, quando invece il Bitcoin è di proprietà di una serie di banche oramai. Capito? Tanto per dirti Bitcoin... Tutto quello che è stato detto prima è stato un tema per bloccare il privato. E poi ovviamente no, hanno prima fatto allettato il privato a comprare. Beh, prima l'alletto, poi dopo ho detto crolla, che crolla la quotazione, a quel punto le banche subentrano e comprano tutto. Crolla e tu la quotazione, le banche le comprano ovviamente. Perché la cambiale sociale? Perché la cambiale sociale evita e impedisce la speculazione, la capitalizzazione, eccetera, eccetera, per cui le banche non hanno nessun interesse e nessuna opportunità a farlo. Perché loro signori saranno sempre contrari alla cambiale sociale? Per questa ragione, mi pare ovvio. Tutto è lineare, tutto è lineare. Tu cosa volevi dire? Che questa cosa delle dogane c'era anche in Germania con i vari stati. Certo, quella, 24 stati. Allora, 24? I stati erano 384 staterelli in Germania. E l'altra cosa lui aveva detto. Ma anche adesso con i lender, con le monete complementari, altrettanto sta succedendo. Certo. Anche adesso. E Giorgio una volta ha detto in un video che l'unità d'Italia, guarda caso, è servita pure per creare una stabilità nel Mediterraneo e 4 anni dopo hanno fatto il canale dei Suez. Certo. Esattamente. Infatti certo. Già lo stavano costruendo. Sì, però tipo l'hanno inaugurato. Serviva il maggior stato nel Mediterraneo unito praticamente. Certo.
E io so anche che il Piemonte fece delle guerre di conquista in Italia pure per eliminare totalmente dei debiti che ci aveva. Certo, e ovviamente... no, eliminare, per cercare di rapinare agli altri stati il necessario per ripagare il debito alla massoneria inglese. Esattamente. Alla massoneria finanziaria inglese. Esatto, e poi sul canale di Suez, quando noi abbiamo fatto la guerra d'Etiopia, le navi passavano tranquillamente. E meno male c'erano gli inglesi contro, quelli che avevano provocato gli scontri al confine tra Etiopia e Somalia. Allora, io ieri ho scritto una cosa sul mio sito web, e cioè tutti parlano delle sanzioni. Allora, qui c'è il nostro vate storico di fama e di lunga esperienza, che vi racconterà i passi da giganti compiuti, per esempio, dalla chimica italiana a partire dal 35. Ma anche prima. Ma no, peculiarmente dal 35, perché ci hanno fatto le sanzioni e abbiamo dovuto sviluppare una tecnologia che ancora in quel momento era all'erba. In Italia e in Germania uguale. Certo. Cioè lì praticamente è lo stato sviluppo, un vantaggio lo sviluppo della chimica. Hai capito? È lo stesso perché per Putin sarà un vantaggio questo, perché loro faranno gli accordi con la Cina, con l'India, e quindi noi ci attacchiamo al cazzo. Anche perché vogliono fare l'accordo con la Cina, perché la Cina non ha i materiali e i territori che ha la Russia, e la Russia poi ha distese infinite per coltivare. Tutto. Ma anche e soprattutto le Ma materiali, minerali, manca. Quanti ne vuoi, di tutto. Cioè la Cina ha tutti i miliardi di abitanti che ha, come delle zone che altrimenti in un'epoca passata erano zone agricole. Certo. Ora ce l'ha la Russia. Certo. Certo, anche la Russia ha 200 milioni di abitanti che sono sparsi però da confini con la Bielorussia, eccetera, fino alla Kamchatka. Fino a Vladivostok. E poi la Russia c'ha una volta l'Alaska nell'Ottocento. Sì, l'ha venduta l'imperatore, mi ricordo più. Ma era... anche lì c'è stata una truffa, eh? C'è stata certo, una truffa. Ma certo, l'hanno venduta truffa. A 4 soldi. Lì l'America ha mandato dei gangster, hanno creato una situazione, come sempre, come si fa sempre, no? Ha mandato una situazione, contemporaneamente l'ambasciatore americano ha spaventato lo zar, e lo zar dice io questa qua roba qui non la possiamo controllare, e ha ceduto per 4 soldi l'Alaska. Questi sono i fatti veri, capito? Ma poi dobbiamo dire che la Russia è il paese più esteso del mondo, che controlla oltre all'Europa, è per questo che è invincibile, e controlla oltre all'Europa, poi dovrò fare anche un altro appunto, anche una buona fetta della Cina, perché quella parte della Russia che confina col Giappone è Cina, è Cina a tutti gli effetti. Ma tu intendi a livello marittimo? No, a livello terrestre. Ah. Oh, dove c'è stata la battaglia di Tsushima? Lì c'è tra il Giappone e la Russia. Lì c'è Port Arthur. Esatto, sì. A Port Arthur è tutto Cina, quello, diciamo, è territorio cinese. L'invasione della Manciuria e poi tutto il resto del 30, quando è stato? 35, 36, quando è stato fatto? 35-36. Sì, 35. E poi dicono che in realtà là inizia la vera seconda guerra mondiale. Certo! Certo. E lì la Manciuria è una parte che vorrebbe essere pure indipendente dalla Cina a livello etnico. Perché ci sono la Cina, noi della Cina conosciamo ben poco, ma io ricordo quello che mi disse un amico, un medico steineriano, che aveva la capacità di capire, proprio grazie alla cultura steineriana, di capire i popoli. Lui andò a fare un lungo viaggio in Cina e disse la Cina è un paese dove il cittadino cinese non ha nessuna voglia di uscire. Tant'è vero che la famosa grande muraglia cinese non era per difendere i cinesi, ma per non farli uscire. Per non farli uscire. E infatti la Cina, anche adesso che potrebbe uscire, non esce. Questo significa che preferisce comprare mezza Africa, ma quello è un altro discorso. Ma sono pochissime. Quella che esce va appunto a comprare quello che serve, no? In Africa loro sono lì per prendere... Oppure colonizzarla, hanno fatto le città. Sì. Sì. Ho visto recentemente una di queste città completamente inabitate. Certo. Allora, che significa che è vero quell'analisi che aveva fatto questo mio amico medico, che si chiama dottor Marcello Carosi, morto da tanto tempo. Vabbè, torniamo al discorso
precedente, che per noi è molto importante. Allora, c'è una coscienza europea che è legata ai fatti. Se io prendo un aereo e dopo un'ora mi ritrovo in Scandinavia, significa che nella mia mente ho un'idea di unificazione europea, per forza. Il futuro sarà quello che è descritto oggi da questo scontro, perché questo scontro è tipico di una situazione unitaria. È chiaro, no? Perché l'Europa viene vista unitariamente, da una parte e dall'altra, e non è un caso. E non è un caso che, come ho detto prima e lo ripeto, oggi chi ha coscienza prende coscienza che loro signori operano attraverso certe etnie, se le inventano, le ricostruiscono a Hollywood, perché è lì l'altra chiave, Hollywood, che ha creato l'immaginario collettivo durante l'ultimo secolo. Ma l'ultima guerra era gestita come comunicazione tramite immagine, certo, dai più grandi registi ebrei del cinema americano. Esattamente. Frank Zappa, tutti, e compagnia bella. Perché Hitchcock no? Hitchcock fu quello che filmò Mussolini appiccicato per i piedi a piazza l'hanno appeso più volte Mussolini, proprio sì, per questo fatto, sì, perché lo dovevano avvenire piazzale Loreto, ecco, che era anche una simbologia. Io andavo a scuola lì proprio a piazzale Loreto, c'era la mia scuola, sì. Beh, una bella piazza centrale, sì, che c'è stato? Dove tutto è avvenuto, non lo so che c'è, iconicamente, dove tutto è avvenuto piazzale, iconicamente, cioè c'era la mia vecchia scuola, istituto tecnico industriale. Detto questo, perché è importante che tutti i discorsi fondamentali rientrano e vengono di nuovo rimuginati, come ovviamente possiamo vedere dai media. Nei media, anche se ovviamente prevale l'asservimento occidentalista e vaticanista, ricordiamoci sempre che il Vaticano ha le mani in pasta su queste cose. No, è uno dei deus ex machina. Beh, appunto, ha le mani in pasta. Non è un caso. Se il Vaticano gestito dai gesuiti non può che essere un'organizzazione filoterroristica, tra l'altro, ma non è una novità per i preti. No, ricordiamo... Ti interrompo un attimo solo per ricordare che fin dalla nascita, quando Inigo de Loyola, detto Ignazio, beh, già, Ignazio è la traduzione di Inigo, che già la dice lunga sulla misconoscenza o traslitterazione del concetto, no? Fin dall'inizio la loro intenzione, allora, da dove parte il progetto? Parte da cinque... Come si chiamavano una volta? Come si chiamavano? Figli? Figli di puttana. Figli minori, non capostipiti, come si dice, primigeniti, che avevano due alternative ad andare alla guerra di bande, no, alle varie guerre di fare religione, cavalieri di ventura, eccetera, i capitani di ventura, capitani di ventura e così via. Che cosa facevano? O il monacesimo, oppure oddio che stava a dire, mi ricordo oppure andare a fare il difensore della fede, come appunto per i cavalieri di Ventura, e offrirsi alla Madonna. E Inigo de Loyola era stato l'assistente dell'imperatore Carlo V in tante di varie guerre del 500-600, attorno al 1550 più o meno, no? E a un certo punto era stato ferito seriamente, per cui aveva perso l'uso corretto di una gamba e quindi non poteva più stare a cavallo, insomma un po' di problemi. E quindi che cosa ha fatto? Ha detto: adesso mi metto a fare la seconda scelta, cioè faccio l'avvocato. È andato a studiare in un'abbazia, in un convento, come si chiama? A Salamanca. Prima a Salamanca e poi anche lui a Parigi. A Parigi, nello stesso istituto, poi modificato nel corso dei secoli, dei due secoli, ha studiato poi anche Robert de Maximilien de
De Robespierre. De Robespierre, Maximilien de Robespierre. E anche dove poi Napoleone. Dove ha imparato le astuzie dei gesuiti. Napoleone pure. E lì, quindi questo per dirti le radici culturali anche degli altri, non solo di Inigo, capito? La formazione ideologica in cui poi si andavano a inserire in quel contesto lì. Insomma, che cosa hanno fatto? Hanno studiato avvocatura tutti quanti, anche quelli successivi, e da lì poi sono formati una cultura profonda, nel senso che arrivavano attraverso i monaci che gestivano quel convento, quell'istituto di istruzione, si diciamo, convertivano profondamente ai concetti filosofici che venivano loro intrisi, è chiaro. Per cui a un certo punto ha avuto questa rivelazione della sua vera identità, parliamo di Loyola, e che cosa Quale ha fatto? Identità era? L'identità di voler fare il cavaliere di Ventura nella sua epoca in sì, cui il cavaliere di Ventura identità non c'era era? Quella è gesuitica. Prima di diventare gesuita che cos'era? Benedettina. No, non è un'identità culturale, è un'identità di cromosomi, che cos'era? Era un figlio di puttana, questo è un altro discorso. E allora che cosa ha fatto? Gli è venuto il lampo di genio di costituire insieme ad altri 5 figli di puttana come lui una chiamiamoli cellula, gangster, una prima cellula che avrebbe avuto l'onere e l'onore di andare a cercare la come si dice quando tu la sponsorizzazione non viene la parola colta, ma vabbè, sponsorizzazione praticamente dava l'imprinting e l'imprimatur di agire per conto della Chiesa Cattolica da parte dei papi dell'epoca, al che appunto Loyola viene a Roma, fra l'altro per garantire la sua idea fosse veramente supportata da... È apparsa la Madonna, anche lui alla storta. A 10 chilometri da qui è apparsa la Madonna. Cioè la chiesetta della visione, dove lui dice che si era fermato lì per pregare prima di entrare dentro Roma, e lì, mentre stava lì in ascesi mistica nel pregare la Madonna, gli appare la Madonna, l'anima degli mortacci sua, uno dice no... Guarda, che tempistica molto chiaro. Una tempistica formidabile proprio. Vabbè. Se della Madonna stava in orario pure lei. Puntuale, puntualissimo. Guarda caso. Puntualissimo. Anche arrivano a Roma. Del Marrano. Aspetta, arrivano a Roma e lì ottengono il colloquio col Papa, mi ricordo che Papa era. Non era Giulio II che parla del 1510. Forse no, Gregorio VII. No, Clemente VII. No, ho l'impressione Clemente che poi... VII. Sì, Clemente. Sì. Clemente VII mi pare che era. Sì. Comunque era. Sì, mi sembra che Clemente VII mi pare che era. Chiunque era. Siccome aveva capito che gli toglievano il pane dalla bocca, perché questo si offila una mignotta e poi mi mettono in secondo piano a me, ha detto no, io l'imprimatur non ve lo do. Anche sono rimasti qua 4, 5, altri 2 o 3 anni, nel frattempo Clemente VII l'hanno fatto fuori, è morto o l'hanno fatto fuori, non me lo ricordo bene. Anche loro nasce dedicandosi loro a sedurre le vedovelle, ricordiamoci sempre, per fare soldi. Viene eletto da Sacro Soglio un altro che adesso mi sfugge e loro di nuovo si ripresentano e di nuovo gli viene negato. Al terzo tentativo finalmente chi era, mi pare che era Paolo V mi pare che era. A cristianità proprio. No, Paolo III. Era forse Paolo III. Paolo III. Non te lo so dire. Non sono... Paolo III. Su Clemente siamo d'accordo, ma su Paolo non Paolo, sono. Era uno di quelli che poi ha creato il Concilio Tridentino. E non me lo ricordo. Il Concilio Tridentino. Certo, ma non me lo ricordo. Vabbè, insomma, vabbè. È durato quasi un secolo. Lo so, ma quello che l'ha iniziato. Vabbè, anche qui un momento lapsus. Finalmente quello l'accetta, certo. E da lì casini che ti dico, perché ovviamente andavano in missione, missione militare, sono morto, e si aggregavano prevalentemente nei primi anni alla lotta
contro gli indio nel centro, nel Sud America, per la conquista appunto delle Americhe, capito? E per lì la degenerazione più totale fino ad arrivare al punto attuale in cui praticamente il mondo cattolico è controllato dai gesuiti, in tutto il mondo cattolico diciamo settorialmente, ma in tutto il mondo è controllato dai gesuiti, non solo i cattolici, tutti i governi, loro fanno parte delle triadi o di quello che vuoi, del potere occulto, fra cui le banche internazionali, il Nazareth o aspetta, stavo leggendo una cosa importante, ho visto, ecco, mi è venuto in mente, tre o quattro giorni fa, una settimana fa più o meno, l'intervista del preside della scuola di Sant'Anna. Ah, mi sa che l'ho vista anch'io. Di una delle scuole di Sant'Anna. Sì. Perché sono tre le scuole, c'è quella di Milano, quella di Pisa e mi pare a Roma o non mi ricordo dove, sono tre in Italia. E quelli determinano la filosofia, la dottrina di quello che devono fare quegli poveri disgraziati che vengono conculcati là dentro e poi escono fuori gente come Conte, come Conte vorrebbe aiutare il paese, ma non lo fa. Ma quando mai? Ma figuriamoci. Vabbè. Presidente del Consiglio, quindi qualcosa deve fare per l'Italia. Ma per carità, ma quello è lì per non fare, non per fare. Quello non deve fare un cazzo. Fare quello che deve fare, finta di fare, in realtà non deve far cazzo. Deve solo aspettare che tutto crolla. Ma l'Italia sta andando a rotoli. Vendendo possibilmente il più possibile, più velocemente possibile. E lo so. È certo che non va bene, lo sappiamo. No, la luce del sole, niente frega un cazzo, figurati, quelli non hanno timore di niente, la magistratura è dalla parte loro, la polizia è dalla parte loro, la finanza è dalla parte loro, la religione, la chiesa è dalla parte loro, non hanno nessun timore, oramai costituiscono la struttura dello Stato, addirittura. Gesuiti, certo. Capito? Quindi, allora su questa base tu pensa Draghi noi l'abbiamo denunciato 12 anni fa, Draghi la prima volta, te lo ricordi? Come no? Quando ancora era il direttore della Banca d'Italia, manco governatore, era uno dei direttori direttore generale della Banca d'Italia e lì per quella cosa dovrebbe essere processato. Draghi non stava pure alla BCE, per altro tradimento prima. Nel 2009-2010 abbiamo denunciato, no? 12-13 anni fa. Quello andava già denunciato quando è uscito dal Britannia. Adesso siamo quello lì era un privato cittadino che andava in quel momento, in quelle fasi lì, anche se c'era dei ruoli istituzionali, comunque un privato cittadino che andava a porre omaggio alla regina Elisabetta. Quella è un'altra. Certo, lei è una dei leader. A livello mondiale, lei è a capo della massoneria inglese, è a capo della struttura finanziaria bancaria attraverso la massoneria inglese. Non a caso viene dalla Germania. Infatti origine tedesca. Dalla Sassonia, esattamente. Quindi, ma dicono e che cosa succede in Sassonia? Che cos'era la Sassonia? Magonza, mai sentito Magonza? Sì. Sai che cos'è Magonza? Allora, tu lo sai che... La chiesa si chiama anche Sacro Soglio. Che noi chiamiamo Sacro Scoglio. Scoglio. Allora, ti sembra normale che la chiesa di Roma, ci abbia due sacri sogli? Cioè, due sedi... Uno da Roma e l'altro sta a Magonza. Perché sta a Magonza? Come mai è capitato a Magonza? Perché... fare tante cose, una cosa che si può dire diciamo apertamente è stata una delle più grandi università cattoliche e una delle prime al mondo in Germania, ma perché? Troppe cose sono accadute a Magonza, sono strati di cipolla, cioè sovrastruttura su sovrastruttura, per cui prima che arrivi alla dodicesima, alla ventesima, cinquantesima soglia al centro del nucleo tu hai perso anche il senso della realtà, del motivo per cui stavi lì a fare quell'indagine. Capito? Beh, torniamo comunque al discorso iniziale, perché per me è fondamentale. Allora, da una parte abbiamo un'Europa che non entrerà certamente in crisi, perché le sue basi sono solide
Ma le basi tecnologiche, scientifiche, umanistiche. L'Italia l'Europa non riusciranno mai a distruggerla. L'ideologia è invece la vede come propaggine dell'occidentalismo, che è un'altra cosa. Che cosa uscirà fuori da questa crisi? Io non lo posso dire, non lo so, perché dipenderà da chi avrà vinto. Una cosa è certa però, che l'opposizione in Italia è molto forte ed è un'opposizione molto serrata nei confronti di chi sta al governo. Quindi noi abbiamo una opposizione politica relativamente alla scelta conquistare, cioè con questo tipo di Europa che in realtà non è altro che occidentalismo, e dall'altra parte abbiamo una Russia che rivendica un'antica tradizione che proprio è stata fatta dalla Russia. E qui non vorrei entrare in un altro merito che però è molto importante: che cos'è la Russia di oggi? La Russia di oggi è la conseguenza di una grandissima rivoluzione di cui uno dei preavvisi ci è venuto niente po' di meno che da Solženicyn, che ha abbattuto il vecchio potere sovietico, che era una creazione di lor signori. Di lor signori. Cioè da questi fatti appare che il bolscevismo è stato creato dalla finanza ebraica occidentale. È proprio da questo. Dillo. Volevo aggiungere una cosa, che negli anni 90 il professor Raffaello Vizzioli era professore all'Università della Sapienza. Lo conoscevo benissimo. Raffaello Vizzioli. Lo conosco benissimo. Ha fatto lo conoscevo un libro che si chiama Psicopatologia del comunismo, dove ha dimostrato proprio, e questo è raro, io lo voglio trovare. Ma è così. Che è una malattia, è una psicopatologia. Il lombo sinistro del cervello è quello che determina poi le scelte della sinistra, del concetto sinistro, che non a caso si chiama sinistro. Si chiama sinistro lo schianto, lo scontro, e si chiama sinistro anche qualcosa oggettivamente e aggettivamente di negativo. Che è anche l'incapacità di vedere la realtà per come è. Ma certo. E soprattutto, lui dice, pure gli atteggiamenti degli antifascisti, cioè proprio un tono di aggressività, perché la parte rettile del cervello viene proprio innescata e fa funzionare dei meccanismi. Allora, ti dico una cosa, da programmatore neurolinguistico, che uno studia diciamo questa disciplina per avere la massimizzazione della capacità di interpretazione del linguaggio dell'altro, della comunicazione degli altri e di convinzione, uno dei feedback più importanti è che sono rilevati appunto proprio fisicamente come feedback appunto alla comunicazione, come adesso succede, voi state guardandomi e state dicendo questo che cazzo sta vuole che ci vuole raccontare ancora, no? No, è vero, no? Così, allora io da programmatore linguistico, se mi metto a dialogare con uno di voi, a secondo di come volgete gli occhi da una parte o dall'altra mentre cercate, diciamo, la verbalizzazione del vostro concetto che nasce nella mente, nasce nella mente quello che è falso e voi girate gli occhi a sinistra. Questo ovviamente se non sei del mestiere non lo sai. Cioè, quando io parlo con te, tu stai inventandomi qualche cazzata cercando di trovare un senso logico a quello che stai cercando di dirmi, sapendo che è falso, tu giri gli occhi a sinistra. Questa la sapevo. Sì, eh? Sì, questa l'avevo sentita. È lo sguardo obliquo. È lo sguardo obliquo. Che ovviamente basta che vedi... Capito? Vedi i drammi di Shakespeare. Cioè, tu puoi raccontare quello che cazzo le pare, io non ti capisco istantaneamente se stai mentendo o no. Proprio una questione endotermica, endogena, diciamo così, che è endotermica. Quindi, ritornando, perché non dalla psicopatologia del comunismo, no? Sì. Che pure nell'antifascismo, cioè noi siamo queste, secondo me, un po' imparate di una psicosi. Indotta, in cui la gente antifascista con il regime è morto da qualche secolo, cioè come se io ateo, che io vabbè non lo so, c'è però il diavolo, come se io fossi, no, c'è il diavolo. Fossi ateo, hanno inventato il diavolo, il diavolo è stato inventato per quello, perché Lucifero era un angelo come tutti gli altri, però serviva l'antagonista, capito? In un mondo dualistico in cui c'è il bene e il male, quando in realtà è tutto bene e male indistinto, tutti siamo bene e male contemporaneamente, tutti e tutti.
a secondo del punto di vista in cui lo vedi, poi diciamo accrescere l'una valenza o l'altra valenza. Quindi perché devi definire due cose distinte e discinte? È un'unica cosa, noi siamo tutti, ecco il perché poi è difficile riuscire a capire le vere motivazioni di un'azione di qualcuno o di qualcosa e percepire l'esatta dimensione del volere, dell'intenzione positiva o negativa che voleva essere messa in atto. È chiaro che il concetto? Noi abbiamo la fortuna in Italia, perché una fortuna è sfortuna, però la fortuna di aver avuto nell'epicentro di questo paese il Sacro Ascoglio, la cui priorità è una grande fortuna, sì, ci ha portato tantissimi vantaggi per chi lo conosce, perché, certo. Perché basta leggere, l'ho detto anche di recente in una intervista che ho fatto ieri, Machiavelli. Perché Machiavelli è importante? Perché Machiavelli ha studiato la politica del Sacro Ascoglio. Il principe. E che è il principe? È il la principe. Politica del Sacro Ascoglio. Certo. Era il Valentino, era il Valentino che lui esaminava, ma in realtà era Alessandro VI. Valentino, Alessandro VI e Giulio II. Certo. Allora tu impari lì i rapporti, ricordatevi, che pochi lo sanno perché non è mai stato detto, io sono riuscito a trovare un libro che ho illustrato in alcuni video che ho fatto, perché Machiavelli ha capito il nesso, perché ha fatto il collaboratore di un banchiere qui a Roma, certo. È stato a Roma 3-4 anni. Era un sietravette, non considerato, non inculato, ma lui faceva il banchiere tutto. A Roma. Certo. Queste sono cose che servono. Certo. Allora, siccome questi papati hanno come effetto e come piano prioritario della religione, non gliene frega un caso, non è mai fregato niente. La conquista dell'arricchimento. Sì. L'arricchimento e il dominio sui popoli. E quindi lì c'è una strategia che, vedi caso, poi si avvera attraverso personaggi come quello che hai citato io, tu, e il Loyola, ad esempio, che è chiaramente un marrano dal nome stesso, e il quale era funzionale come si è presentato con quell'intenzione al Papa, automaticamente è entrato in funzione. Perché sta nella Marana. No, i marrani erano diciamo quelli facenti parte della diaspora ebraica dalla Spagna dopo la conquista dopo la conquista, diciamo, la riunificazione della Spagna e la cacciata dei Mori, e successivamente poi gli spagnoli hanno pensato bene di cacciare anche gli altri che erano ancora più gravi e pesanti da reggere dei Mori, e cioè quelli, gli ebrei, che poi a partire, diciamo, da inizio inquinavano, del 500, inquinavano la popolazione, la cultura, la dottrina, la cultura, di qui le persecuzioni e la diaspora che inizialmente dalla Spagna portò principalmente a Napoli e a Livorno e poi gradualmente soprattutto verso l'Inghilterra, perché l'Inghilterra in quel momento stava crescendo come nazione. E quella era, diciamo, il campo di battaglia su cui operare e conquistare il potere in questa diciamo, nascita della nazione. Da cui Shakespeare. Infatti si imparentarono con quasi tutti i vari sir, entrando nelle varie contee, per poi arrivare a conquistare e imparentarsi anche con la casa regnante. Certo. A partire da Edoardo III. Continuiamo perché voglio finire con la lettura di un articoletto da questo eccezionale libro. Nuoce gravemente ai luoghi comuni. Stai messo bene io, Marco? Sì, di okay. Michael Zesima. E che è veramente scritto molto bene. Questo è stato scritto in America, è stato stampato in Italia nel 2005. Tutto quello che è stato stampato nel 2005 si è realizzato oggi. Ho sentito molte favole che giustificano la guerra, simili a quelle di Bush e de Gless, consigliere di Nixon, William Safire, l'affondamento del Maine e del Lusitania,
L'attacco a sorpresa per l'arbore. No, digli, Lusitania e il Main che cosa erano? Vabbè, non lo sapete? E i navi. Sì, ma quali navi? Trasportavano passeggeri americani. Però in realtà io so che non è che hanno, gli americani non è che sono entrati in guerra tanto perché hanno affondato le perché navi. Perché gli Stati Uniti non possono entrare in guerra senza che il decreto di entrata in guerra abbia avuto l'approvazione del Parlamento. Siccome il Parlamento non avrebbe data mai, le guerre vengono con una scusante. No, vengono indirizzate. Esatto. Anche perché so che la Germania vendeva le armi ai messicani per far scorribande dal confine. Esattamente. Ma ti immagini che sembra i cacciatorpediniere invisibili nel golfo del Tonchino, questo poi è stato bellissimo. Bellissimo. E i soldati iracheni che strappano i bambini kuwaitiani dalle incubatrici. Cioè tutte queste cose. No, adesso lo stanno dicendo degli ucraini. Sì, sì, sì. Non sanno più che cazzo inventarti di nuovo, perché girano sempre le solite pappe. A un TG hanno fatto mandare, come spacciando per bombardamento russo, le scene di un videogioco. Sì, sì, e hanno girato, è stato virale, ha girato, l'hanno visto. No, c'è stato pure uno hanno mandato le scene di un bombardamento dicendo che erano i russi. C'è stato pure uno della rete che ha telefonato al giornalista della RAI e quello gli ha detto, sì, vabbè, io sono un ex inviato speciale dell'esercito o diciamo delle forze armate che ha combattuto in tutti gli ultimi conflitti regionali, non regionali, internazionali. Dice però si fa così quando non c'è il materiale originario disponibile, disponibile, si mettono dei facsimile. E quello ha detto, ma che cazzo di giornalista sei? Gli ha proprio detto, capito? Quello che gli telefonava. Un ragazzo che neanche si sa chi è. Allora, per tenere testa a queste altre bufale, il Ministero della Guerra prende il nome... No, ma ricordiamo, scusa, a proposito di bufale, Pearl Harbor. Guarda, lo sapevano benissimo, attaccavano... Cioè, tutta ma la sapevano da 15 giorni! C'è cioè, tutta la flotta... Lo sapeva il Presidente Eisenhower, già 15 giorni no, prima. No, Eisenhower. Roosevelt, scusa. Che poi l'hanno accoppato perché voleva sganciare atomiche. Certo. I due ufficiali superiori erano stati tenuti all'oscuro, furono processati. Allucinante. Vabbè, c'è tutta la flotta là, ma dove cazzo che bombardano i giapponesi? No, la flotta non c'era più. Sulla della UA che c'è niente. La flotta non c'era più. C'era una parte. I giapponesi che ci sono cascati. C'era una parte della flotta. Le navi più importanti erano fuori. Ah, però vi do una notizia fulminante. Da fonte certa, all'interno delle istituzioni, c'è la flotta italiana che sta andando nel Mar Baltico. Ma è bene o male. Lo sapevate? A fare? Le pippe, che devono fare? No, cioè, a parte che là c'è sta un pezzo di piccolo di russo. Facite a faccia feroce. Potrebbero sbarcare l'ex Leningrado. Cioè, allora, ci sono cinque navi importanti. I nomi, ovviamente, per non compromettere le persone che ci hanno dato informazioni. Che stanno, già sono partite l'altro ieri. Sono partite l'altro ieri, saranno già sul posto probabilmente. Ma chissà dove vanno? No, non sai dove vanno? Nel Baltico, nel Dicono Baltico. Che vanno lì, ma non sai dove vanno. Ma che cazzo, se ti dico che lo so. Tu lo sai che io so... So tutto, allora, me lo ricordo. Sì, però... Se ti dico che lo so... Ti aggiungo che... Stanno lì! Molto spesso queste pseudo-spedizioni vengono descritte come una certa cosa, poi in realtà servono ad altro. Stanno lì. Vabbè. Ti dico che stanno lì. Stanno e veniamo a continuare a leggere queste cose qua. Oh, vogliamo far ricordare la come si dice, il percorso sottomarino del più grande sottomarino italiano che arrivò qualche settimana dopo la fine della guerra, la bomba di Hiroshima in Giappone? Come si chiamava? Non lo diciamo. Si chiamava il Nautilus. No, non era il Morosini? Erano quei sommergibili, gli unici che stavano entrarono in funzione. Che stavano in Normandia. Che aveva come compito quello di portare dei pezzi di ricambio, non mi ricordo perché caso era, per i cannoni, qualcosa del genere, delle spolette, qualcosa del genere, che servivano ai giapponesi. E il Morosini navigò per 7-8 mila miglia, ha fatto un percorso, una cosa
sottomarino, 8.000 miglia. Per tenere testa a queste altre bufale, il Ministero della Guerra prende il nome di Ministero della Difesa. I missili diventano operatori di pace e gli elicotteri Apache, ironia della sorte, vengono mandati a porre fine alla pulizia etnica. Le bombe incendiarie cadono su Dresda e Tokyo, quelle atomiche su Hiroshima e Nagasaki, l'uranio impoverito sull'Iraq e sulla Jugoslavia e su Vieques in Porto Rico, le cosiddette bombe taglia margherite sull'Afghanistan, e al mattino la gente del Vietnam impara a conoscere l'odore del napalm. Nel frattempo Kissinger vince il premio Nobel per la pace. C'è qualcosa da aggiungere? No, ma pure Obama ha preso il Nobel per la pace, ha mandato 2-3 spedizioni in giro per l'Europa, cioè per l'aria, l'Asia e così via. Obama dell'America ha fatto comunque. La cosa Obama dell'America ha fatto. Le pippe che ha fatto. La Sandra uguale per tutti, dai. Conclusione, grazie per il Ku Klux Klan. Meglio che non lo dico. Per gli avvocati che incidono un'attacca ogni volta che condannano un nero alla pena di morte. Per le donne per bene che vanno in chiesa con le loro facce stupide, rigide, sdegnate e cattive. Burroughs. Un documento internazionale redatto nel 1948 da George Kennan, capo dell'ufficio programmazione del Dipartimento di Stato nel periodo immediatamente successivo alla guerra, illustrava la strategia globale dell'America. Possediamo circa il 50% della ricchezza mondiale, ma solo il 6,3% della popolazione complessiva. In questa situazione è inevitabile che diveniamo oggetto di invidie e risentimenti. Il nostro vero obiettivo nel futuro prossimo è tessere una rete di relazioni che ci permettano di conservare questa situazione di disparità senza che ciò vada a detrimento della nostra sicurezza nazionale. Questo sa dire una rete di persone infiltrate nei vari stati, nei vari regimi, controllati da questi signori qua. Questo, detto in altre parole, è quello che ha detto lui. Esattamente. Quindi anche per esempio in Canada quello che sta succedendo, oppure tutte le dittature sudamericane. Siamo andati con l'America, quindi l'America dovrebbe fare anche i nostri interessi. L'Italia dovrebbe proteggerla, certo, come colonia, sì. Fino a che è difendibile, le colonie sono sempre sacrificabili. Che vuol dire? Ma l'America, noi siamo alleati, quindi l'America ci protegge, punto. Dopo la seconda guerra mondiale noi proteggiamo perché siamo colonie americane, l'America ci protegge a noi, l'America non va toccata. Che gli conviene? Cioè l'America dovrebbe proteggere, no? O no? Allora leggiamo una paginetta di questo a conclusione. A conclusione. Anche perché è rimasta poca batteria. Sì. OK, va bene, sappiamo che gli economisti, tranne poche eccezioni, non ci hanno preso. Gli economisti sono, c'è una definizione bellissima, gli economisti sono quelli che il giorno dopo dicono che quello che hanno detto il giorno prima non era esatto. Esattamente, ma lo dice anche la Chiesa ogni volta che appare una Madonna. Ma si potrebbe sapere anche perché tutte le loro teorie, le loro tecniche, i loro grafici, i loro modelli matematici hanno fatto flop? Con i suoi soliti giri di parola, ancora una volta Sartori è entrato a gamba tesa. Perché gli economisti e gli economisti non hanno adeguatamente previsto e denunciato la follia dei subprime, dei mutui senza sufficiente copertura? Sono quei prestiti che hanno scavato la voragine nella quale stiamo ora affondando. Bravo. Eppure tutti zitti e pronti a bere la favola dell'oppio dei derivati, e cioè che il rischio veniva minimizzato distribuendolo a tutti in modo diverso. Ovviamente al solito elementare buonsenso può essere così solo se il debito cattivo non diventa gigantesco. Invece nessuno lo ha controllato, è diventato gigantesco e così siamo tutti a rischio. Sono tutti coinvolti i comuni più importanti in Italia, le province più importanti e le regioni più importanti, tutte indebitate fino al collo. Allora,
Corriere della Sera, in base a questo. 16 ottobre 2008. Ecco questo il perché di tutto quello che sta avvenendo, della distruzione del sistema sanitario nazionale, che è derivante dalla mancato finanziamento perché non ci sono più risorse da parte delle regioni, lo stesso a livello nazionale, a livello comunale e così via. La sanità rispetto alle altre 4 o 5 prestazioni che fa lo Stato nel suo insieme con la giustizia, la giustizia, per capire lo sfascio dello Stato italiano a seguito di questa cosa qua, è una gestione della di circa 500 miliardi di euro, che era 12-15 anni fa, oggi siamo a circa la metà. Lo stesso vale per la sanità. Qualche decennio fa eravamo una delle più prestigiose sanità mondiali, eravamo presi ad esempio in giro dappertutto nel mondo. Oggi hanno praticamente negli ultimi 10 anni hanno distrutto più della metà degli investimenti di tutti gli ordini e generi, dall'ospedale ai professionisti. E la classe politica se ne vantava pure. Certo. Hanno chiuso 175 ospedali in 20 anni. Certo. Hanno fatto tagli per più di 50 miliardi di euro. Meno male stavamo in crisi sanitaria, però per il prossimo futuro hanno detto tagliano 6-7 miliardi di sanità. Sì. E meno male che la sanità... Ma sì, ma per carità, cioè qui siamo alla consunzione dello Stato dall'interno, da parte di queste bande di delinquenti che hanno invaso il Parlamento negli ultimi 20-30 anni. E ricordiamoci anche che vale la pena di dirlo, se ci sono tutti questi debiti, è perché questi debiti sono stati incentivati dalle azioni di personaggi i quali corrompevano il singolo impiegato, funzionario, direttore, gli davano le prebende, l'appartamento, lo yacht, eccetera. Quindi, quelli firmavano e non ne fregava un cazzo 20 anni fa, 30 anni fa, quando gli proponevano questi titoli di tossici che poi avessero un esito positivo o negativo per lo Stato. E quando noi diciamo che questa classe politica è responsabile, lo diciamo anche perché conosciamo le tecniche utilizzate da queste persone per indurre questi delinquenti a firmare. È lo stesso discorso che solo oggi, l'ho visto ieri, su internet, qualcuno ha finalmente detto quanto beccano questi scienziati che in televisione parlano bene. Allora, perché prima non se ne parlava, erano santi uomini. Ma che li conosceva poi? Eh? Ma che cazzo li conosceva? Ma sono delle nullità. No. Ma gente, io non come le attricette, come gli attori, le attricette. Certo. È la stessa gente. Vengono chiamati, presi dal masso, solo semplicemente no, più vendono il culo più a minor costo. Quelli a minor più corso. Corrotti, riconosciamo e poi uno per uno, li conosco io. Ma lo fanno apposta. Ma certo, per creare che c'è un dibattito vero, funzionale. Però alla fine la gente, la sostanza è o te buchi o non te buchi, è indifferentemente da quello che dicono. Certo. Però la gente non lo percepisce in questi termini così. Ma anche perché c'è stata una distruzione della scuola italiana fatta apposta. Ma certo. Certo. La distruzione dell'identità nazionale, della cultura nazionale, dell'identità personale, locale, dialettale, culturale. Omologazione complessiva. Cultura, esatto. Diciamo, prioritaria e minoritaria. È stato tutto travisato. Lo scrivevo negli anni Ottanta. Ma anche a livello commerciale. La distruzione della scuola negli anni '80. Adesso c'è qualcuno che la accenna. Ma basta vedere gli esami. Allora, io ho mia figlia che sta facendo il corso universitario, è quasi finito, credo adesso a luglio si laurea. Io ho fatto due corsi, quello di architettura, dove c'erano, 20, mi sembra di ricordare, 24 esami. E quello di lettere, 30 esami pare che era. E quella di lettere, in cui erano 24 esami. Oggi mi dice mia figlia che fa 7 esami in contemporanea a ogni ciclo estivo, certo, invernale. Certo. Che cazzo d'esame è? Come fai a portare 7 esami? Ma poi esami di un libro, due certo, libri al massimo. Cioè io mi ricordo che quando andai in Biblioteca Nazionale e mettete lì a leggere per decenni per preparare un esame. Ma perché Romano Prodi fece pure quella riforma all'università, certo, prima facevi 3 più 1, poi fai 3 più 2 anche per allungare gli studi, certo, l'ha fatta apposta, certo, anche perché... Poi la conclusione non è mai quella che dovrebbe essere. 3 più 2 per entrare a Cermini per dire che i giovani devono sentire, per entrare prima al mondo del lavoro.
per questo hanno fatto il 3 più 2, prendi il 3, prendi il pezzo di carta e secondo loro poi considerando che è il lavoro, poi prendi il numero specialistica. Ma in realtà a mio modesto parere. Per trovare lavoro subito, oggi, oggi, in particolare nel mondo moderno in cui tutto è rutilante, ogni conoscenza è sostituita continuamente da un nuovo, diciamo, una nuova tecnologia, una nuova modalità scientifica, eccetera, eccetera. Oggi andare a studiare sui cadaveri cartacei, perché io così li chiamo, cioè, e andare a prendere per vero quello che è stato scritto 400-500 anni fa in qualunque disciplina, oggi è del tutto superfluo, superato. Quindi la gente oggi non dovrebbe più andare in università semplicemente a studiare sui tomi o anche via internet, cioè, ma dovrebbe fare un tirocinio costante, contemporaneo, studio, applico, studio, applico. È chiaro come concetto, cioè tu sì, l'ho capito perfettamente. Laboratorio chimico, laboratorio scientifico, laboratorio fisico, laboratorio culturale, eccetera, eccetera. Io lì da una parte studio e dall'altra apprendo manualmente, diciamo personalmente. È chiaro come concetto, no? L'altra cosa è l'università. Lo diceva qualcun altro pure prima di me e meglio di me. Sì, sì, sì. È che all'università fai l'esame, non ti chiedono mai un'opinione, cioè non incentivano la critica. Certo. Tu fai gli esami, perfetto. Devi leggere, devi riportare quello che hai letto. Sì. Fine. Io una volta al professoressa gli ho detto l'opinione mia che era su un esame di Kant. Mai mi hanno mai chiesto opinioni. Mai. Cioè, ti sono detto Kant è giusto, è sbagliato. Mai. Hai studiato bene. Sì. Questo. Poi sì. devi memorizzare, non devi capire. La gente. Ah, sì. E io perché ho smesso tutti e due i corsi di laurea? Perché a me non mi frega un cazzo di imparare a memoria quello che ha detto un testa di cazzo magari 100 anni fa, 200 anni fa. Infatti io dico, per studiare bene non devi memorizzare, devi capire. Esatto. Anche se tu elaborare. Anche se tu non accetti quello che c'è scritto ma lo capisci, hai concluso. Certo. Cioè è inutile stare 3 ore... Ma quanti la pensano i ragazzi attuali? Quanti la pensano? Un cazzo. Colleghi tuoi? Un cazzo. Cioè, la gente mi ha detto, ma io sto 7 ore al giorno a studiare. Ma se tu studi e non capisci, la memoria, se il professore ti fa una domanda, il cervello ti va a puttane, perché certo. Tu non capisci. No, non riesci a collegare, a creare le sinapsi. Tu, quando studio, ci riesco a studiare 1 ora 10 pagine, ma a capirle, però se fa 3 ore 70 pagine, ci ho capito un cazzo. No, anche perché dopo 3 giorni le sei dimenticate. Certo. Parlano di democrazia senza sapere... Sì, esattamente il concetto dove... La liberal democrazia loro è tu vota il partito, poi io non c'ho vincolo di mandato, faccio quello che cazzo voglio in Parlamento. Sì. Questo è il fatto. Questa è la democrazia per loro. Come la guerra in Ucraina, lì dicono che non c'è democrazia, invece qui... Si vede. No, la democrazia esiste... La democrazia per loro esiste finché c'è una televisione che propaga un nemico che non ma esiste. Ma basta che tu vedi quello che sta succedendo adesso per i virus, che fino a ieri era dominante, se tu avevi un'ipotesi, un'opinione leggermente diversa, o comportamentale, o ideologica, da portare avanti, eri sicuramente subito additato come un tora. Sei un rompicazzo, sei un granello in mezzo all'ingranaggio, cioè ci hai rotto le palle. Aggiungo una cosa, che io questo l'ho notato anche da gente che conosco. Guarda caso, chi si sta ammalando più sono quelli che hanno fatto 2-3 dosi. Certo. Perché io non ho fatto un cazzo, però io per carità, io so per la libertà di scelta. Certo. Senza che vai a rompere le palle agli altri, perché io non ho fatto dosi di vaccino e io se posso uscire in accappatoio in balcone con 15 gradi non mi più raffreddori. Certo. E non più manco le medicine. Certo. Guarda che ci siamo stoccafissati, siamo diventati degli stoccafissi, l'altro ieri c'era un vento gelido che te dico, esatto. Qua ci arrivava alle spalle un vento che ti portava via, lui che è cascato adesso ma l'altro posto lo porta via anche l'altro ieri. Eppure siamo qui. Io non più ho mai medicine. L'altro giorno c'avevo, mi è venuta un'allergia, no? Mia madre mi fa più le medicine. No, io devo far reagire il corpo. Infatti è durata 3 giorni. Certo. Basta, pure stamattina ho avuto raffreddore di 2 ore. Finito, io c'ho il naso libero. Certo. Ma non è che la medicina, quando prendi la pasticca, non è che fa male, non è essere contro la medicina. Però se tu non abitui il corpo a superare le cose più cazzare, campi di medicine, il corpo lo rendi immunodepresso. Ecco perché i vecchi che si fanno 15 medicine al giorno. Sono i più deboli. Sì, sono gente che spenni la pensione più in ospedali che tasse. Ma quello è anche fatto apposta. C'era una bellissima. Il cliente, no? Conosci Otto Raus, no?
Dottor House, la serie, no? Benissima. C'era una puntata in cui fatta con molta intelligenza. Sì, io non l'ho vista. Allora, c'era una puntata in cui lui praticamente viene ricattato da questo qua che dà un sacco delle case farmaceutiche, dà un sacco di soldi all'ospedale, ha detto sponsorizzami il farmaco. Lui lo fa e gli dice: lo sapete perché questo funziona? Perché è uguale a quello di prima, solamente con qualche aggiunta in più loro sanno che funziona e ve lo fanno pagare di più. Cioè, magari aggiungo una porcata in più che ti fa guarire prima, ma guarda l'altro. Sì, magari fosse così. Te lo fanno, che poi ti porta pure al cimitero, magari nell'arco di un anno, due anni, dieci anni. Sì. Capito? Ed è lì il grave. Quello che sta succedendo adesso è lì il grave, perché noi è vero che ci sono le reazioni avverse immediate, ma che cazzo succede fra 10-20 anni a quelli che hanno preso questi casi? Tutti immunodepressi. A parte quello, a parte l'immunodepressione, le patologie psicologiche, eccetera. Dicono via le difese immunitarie. Certo. Perché se la proteina spike, quando te inietta, questo non è invenzione mia, l'ha detto pure l'inventore che è italiano dei vaccini RNA. Tu io non li farei mai i miei figli, i nipoti. Perché il vaccino modifica il DNA, è stato detto, e distrugge tutto il sistema immunitario, perché deve subentrare la proteina spike. Quindi tu diventi immunodepresso, tutto quello accumulato in 20-40 anni di vita, è tutta puttane con una puntura, se non di più. E lo dicono pure. E lo dicono pure, la gente c'è complotto. A che punto siamo? Vero. Cioè lo dicono in TV, te piano per il culo e tu non ci credi. C'è una dissonanza cognitiva assurda. Anche quello è... ha a che fare con una gradualità di pressione psicologica ben conosciuta. Uno può avere anche paura. Ancora c'ha qualche minuto, ma proprio condizionato. Quelli che andavano a vedere bruciare gli eretici. Io non so la scelta che reputa migliore per se. Dice, ma quegli eretici sono delle cazzate, sì, ma le dicevano anche quelli che li andavano a vedere bruciare. Non è che l'eretico dicesse delle cose ragionevoli, sacrificare altre cose. Erano sempre cazzate. Libertà. È importantissimo tenere presente questo. Poi la violenza brutale con cui facevano fuori quel povero Fraldolcino. Gli hanno strappato da Ancona. Gli hanno strappato il pene e i coglioni. Con le tenaglie arroventate. No, ma c'era di più, sulla pubblica piazza mettevano due quadriglie di cavalli e te tiravano e te strappavano in quattro, ti squartavano. Il termine utilizzato squartare dai francesi anche durante la rivoluzione, anche durante la guerra in Italia. In Italia i francesi contro le insorgenze, per esempio, qualcuno che arriva, che proprio sta qua dietro, è a Bassano Romano. A Bassano Romano c'è stata una grande battaglia contro le bande napoleoniche, perché andavano anche per bande, per recuperare, quando l'esercito era fermo, per recuperare vettovaglie, andare a razziare i buoi, il bestiame in generale. E a Barbarano la gente si è difesa e ha ammazzato una cinquantina di napoleonici, e c'è stata la ritorsione, e lì appunto hanno squartato sulla pubblica piazza anche, non so se una o più persone. Però l'hanno fatti fuori una trentina. Guardato? Guardato proprio. Guardato le persone che squartate. Alle truppe di Napoleone. Che poi Napoleone, io so che è stato finanziato da loro signori. Gli hanno dato 800.000 franchi. No, te lo dico di più. Le più grandi banche e più antiche banche svizzere erano costituite dai tesori accumulati dai signori gesuiti nel Sud America, che appunto, non sapendo più dove mettere questi grandi tesori, lì avevano creato appunto, all'epoca c'era la Confederazione Elvetica alla nascita ancora, ma già c'era il nucleo centrale, non è che non esisteva. Diciamo la Costituzione e l'assembramento complessivo è stata fatta nel 1848, 1848, e poi successivamente hanno fatto la federazione. Beh, già attorno alla fine del 1700 c'erano alcune grandi banche che nascevano in Svizzera, e con quelle banche lì hanno pensato bene di finanziare la cosa più redditizia che c'era all'epoca, e ancora oggi, le guerre. Hanno finanziato le guerre di Napoleone. Poi, non volendo di una cazzata, mi pare che Napoleone nelle campagne si è messo, nelle sue campagne militari si è messo a rubare più oro possibile.
certo. Perché ovviamente all'epoca c'era ancora la Gioconda è uno ma anche perché fino a metà oltre la metà dell'Ottocento c'era il fatto che io collegavo l'oro a che cosa? E alla moneta, perché l'oro comunque è un materiale esistente, non è si basa sulla fiducia, certo. È un valore esistente, come si collega, come fecero i tedeschi. Ma durante... fino al 1944. Sì, ma pure quando fece Hitler collegò l'emissione della moneta ai beni circolanti, cioè non a un fatto di fiducia, cioè ci stanno beni che vanno 2.000 miliardi di marchi, certo. Io stampo 2 miliardi di marchi, certo. E non faccio uscire la moneta dal paese, certo. In modo che... Ah, proprio, avete letto il libro? Chi è che ha letto il libro? Io ho letto qualcosa. Ma hai letto quei primi 8 capitoli che c'erano in rete? Ok. Oppure hai comprato il libro, non me lo ricordo. No, ce l'avevi dato tu. Ah, avevo regalato un libro. Sì, poi io mi sono interessato più della lira. Sì, quello sulle monete. A che punto sei arrivato? Hai letto tutto? Ancora non l'ho finito, l'ho iniziato l'altro giorno, però sono arrivato quasi alla metà. È tosto? Un po' tosto. È abbastanza. però dice cose molto interessanti. Pure... Hai capito dove sta la religione? Hai capito dove sta la verità? L'esempio dell'isola Ma hai visto la storia? È fondamentale quello. Hai visto la storia di Venezia? La storia di Vergil, per esempio, eccetera. Lì c'è la dimostrazione di quello che è davvero la realtà oggettiva storica, senza se e senza ma, come dicono questi testa di cazzo qua. C'è una travisazione completa dei fatti da parte della storiografia ufficiale. Ma la maggior parte della storiografia è tutta da riscrivere. Cioè, Venezia con i mongoli, tutte no? Le verità che hanno portato. Ma guarda, se un giorno lor signori saranno sconfitti, preghiamo a Dio che sia così, saranno eliminati. Ma guarda che la sconfitta è graduale, molto graduale. Le informazioni arrivano e più questa gradualità va avanti. Certo. Se non ci fosse stato erosione, diciamo così. Se non ecco. ci fosse stato una preparazione culturale ideologica durata qualche decennio. Oggi non avremmo tante persone che hanno capito cosa sta succedendo in Russia. Questo è il fatto. E molti ancora io sento persone, alcuni presunti amici che dicono no, ma guarda tu, non puoi essere filo Putin. Sono cazzi tua, no? Perché è un dittatore, sta ammazzando i civili. Perché noi che stiamo qua? Io dici, ma chi te l'ha detto queste cose? La Madonna gli ha perso. E poi avendo studiato pure comunicazione, sì, io riesco pure a capire cosa ai media, cosa trasmettono, certamente. Cosa passano, come riescono a contraffare le cose. Per quello questo è un passo avanti. Noi ci troviamo oggi, lo sostengo da un mese e mezzo, ci troviamo oggi che le persone che in precedenza si sono culturate hanno oggi la possibilità di verificare sui fatti concreti. Ma anche una percezione del sistema, cioè a Roma è andata a votare l'11% della popolazione avente diritto al voto su 2.800.000, cioè la gente non vota più i partiti, anche... Chiara che era Androtti diceva che quando la gente muterà più controllerà il sistema, che era lui. Chi era? Perché mi pare pure per la Costituzione è scritto che se tot di persone non vanno a votare non può esistere neanche il Parlamento. Se non ricordo male. Certamente. Ma chi è quello ha detto quella? Andreotti diceva che se tutti smettessero di votare la classe politica. Esattamente. Infatti il voto è il mancime per le galline, ma le galline sono. Esattamente. Politici. Cioè, c'era Mark Twain che diceva che se votare o Henry Ford portasse qualche risultato non te lo farebbero fare, porta risultati ma lo travisano a cazzo loro, certo. certamente come tu guarda per esempio coso lì della Lega Bossi Tonino Di Pietro Beppe Grillo che cazzo hanno cambiato? Niente. Grillo non può essere votato perché è pregiudicato. Beh, infatti perché non si è mai presentato lui? Perché è pregiudicato e non ha più diritti civili. Non è stato condannato. È stato condannato? Come è stato condannato? È stato condannato e come? È stato condannato per omicidio. Stradale. Ha ammazzato una famiglia. No, è saltato dalla macchina lasciando la gente dentro. Sì, no, una famiglia. Era padre, madre e un bambino. Sì, ma appunto.
Ma poi Beppe Grillo mi pare che lui stava sul Britannia, se non erro, in un altro. Certo. Cioè questo è tutto organizzato. Ma lui già quando apparve in televisione nel 1978 era già veicolato attraverso quel progetto, tipo quel figlio di puttana del presidente ucraino da adesso. Uguale. Ma lui c'è... quella funziona. E poi il Partito Socialista, dopo che l'avevano sputtanato, lui aveva tentato di sputtanare i socialisti e gli è riuscita male, perché i socialisti nonostante tutto nel 78 erano ancora potenti, lo hanno estromesso dalla vita, diciamo, culturale, civile, televisivo e quant'altro, l'hanno messo nell'angolino e hanno bloccato il sistema che già nel 78, dopo la morte di Aldo Moro, stavano cercando di mettere in atto, e li abbiamo bloccati per 30 anni, 40 anni, capito? Ci hanno riprovato, quelli ci provano sempre. Però poi falliscono. Però poi dice male, e come stavolta ci hanno messo di più, ci abbiamo messo 2 anni, forse ne metteremo altri 6 mesi, ma gli dirà comunque male. Un'altra cosa che io non capisco, questo non lo spiego, cioè, tipo Renzi, Conte, sono tutti schiavi di sta gente. Ma non si fanno domande sul fatto che se falliscono li ammazzano pure a loro? Cioè, ma che gli frega? Sanno che hanno degli appoggi potenti. Quelli non vedono, cioè, non vedono come me e come te, vedono solo l'apparenza. C'hanno il protettore e loro sono santi, fine della storia. Non sanno pensare ai risultati che poi arriveranno, no, anche a carico loro. Io penso che comunque questa è gente pure disturbata mentalmente. Tu per distruggere l'economia del tuo paese, tuo popolo, sei proprio disturbato. Certo. Una persona che tiene in schizofrenia. Io guarda, non voglio essere estremo, ma sta gente a me va processata e messa al muro e va a fanculo. No, senza processo. Adesso è uscita una notizia, va messa al muro e basta. Una Rothschild a New York è stata presa a martellate. Hanno fatto bene, male, vedi che piano piano, vabbè, quindi piano, piano, lì, piano, allora, piano si stanno svegliando. Allora, io ho conosciuto anche personaggi dell'alta aristocrazia nel corso degli anni, anche loro delle volte sono da parte nostra, anche loro, perché loro sono le prime vittime, certo. Perché rischiano pure ad essere presi a martellate e non c'hanno nessuna colpa. Capito? Certo. Però i Rothschild, anche se è sbagliata la violenza, loro hanno fatto... Comunque sono quelli che contano di meno oggi. Però la violenza non è sbagliata, la violenza è sbagliata se tu la poni in modo sbagliato. Perché pure Gesù Cristo faceva girare gli apostoli con le spade. La violenza è sempre sbagliata. Sì, io l'ho letto i Vangeli, apostoli già armati. La violenza è sempre sbagliata. E tu credi agli Vangeli? No, però sto di pure agli occhi... Allora, la cosa incredibile, lui ha la dimostrazione... Scusa un attimo, mi ha detto. Allora, la cosa incredibile è che c'è un oppositore arduo, profondamente convinto eccetera, che però crede ai Vangeli. No, aspetta, 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 io non ho detto che credo propriamente a quello scritto nei Vangeli. O se Vangeli! Però sto dicendo che per esempio nei Vangeli c'è scritto che pure Gesù Cristo portava le armi, non ho detto che è vero. Giustamente. Cosa portava? Gesù Cristo nei Vangeli. Il sospensorio portava. No, questo per carità, Orazio, forse stai a cadere un tranello. Io non ho detto che è vero quello scritto nei Vangeli, perché delle cose secondo me vanno interpretate in modo spirituale. Ma interpretano il loro diktat, diciamo, culturale temporaneo, cioè la comunicazione ufficiale del fascismo, che diceva tutta una serie di allegorie che oggi noi sappiamo per la maggior parte fasulle, servono solo come facciata di immagine per creare una identità nazionale, un'identità culturale eccetera, no? Ma che tu poi dopo ci creda o meno, un altro paio di maniche. Certo. Ma loro lo devono fare. Quindi quelli che hanno redatto i Vangeli... Un malaffin di bene, diciamo. Non lo so. Diciamo, impostano un'immagine che serve per determinare il loro ego, la loro identità. Capito? Quindi quando tu li richiami una connotazione comunicazionale che... Già presumibilmente sai che è falsata fin dall'inizio, perché serve a ottenere dei risultati di immagine, è chiaro che non la puoi prendere neppure per esempio, hai capito? Sì, però nel senso... Quindi andare a citare i Vangeli sono qualcosa di estremamente falso, tutto, non un po', tutto. Beh, sono stati scritti tanto... Diglielo. L'elaborazione di un mito, sappiamo perfettamente. Bravo. Ma i Vangeli, a mio parere, vanno Vangeli apocrifi, ad esempio. Non ho capito, dimmi. I Vangeli apocrifi che dicono che allora, 4 vengono presi per buoni e gli altri 45? O anche 500 quasi? Adesso negli ultimi anni? Dove sta scritto che è meglio quello che quello? Poi dicono che i Vangeli apocrifi
ne hanno fatte meno copie, ce ne sono molte di meno rispetto a questi. Ma ne hanno anche scritti una volta e mai le comunità. Ma infatti i Vangeli tu li devi interpretare in modo spirituale, non in modo letterale. Certo. Ancora, se Gesù Cristo ti dice non fare di più. È finito, eh? Dipende dall'interpretazione. Oh, saluta! Cari amici, io vi saluto. Solo vi voglio tanti bene. Solo baci, baci. So long. Baci a Gogo. Saluta anche tu. Baci.